un caloroso benvenuto a tutti dalla Palamano Carpi e dai suoi partner commerciali. Ottava giornata del girone di ritorno del Serie A Gold tra Palamano Carpi e Merano. Per il Merano, numero 3, Fadanelli. Numero 6, Pratner. Numero 7, Romei. Numero 9, Visentin. Numero 11, Stricker. Numero 12, Fasanelli. Numero 14, Parisato. Numero 16, Colleruoli. Numero 22, Laursen. Numero 23, Petricevic. Numero 24, Nunez. Numero 30, Glisic. Numero 33, Raffiner. Numero 44, Quelio. Numero 75, Jens Strasser. Agli ordini di Mr. Pratner. Per il Carpi, numero 4, Meiri. Numero 5, Ben Gialli. Numero 6, Serafini. Numero 7, Soria. Numero 8, Nocelli. Numero 9, Caramulea. Numero 11, Coppola. Numero 12, Aifrey Selmi. Numero 18, Aifrey Sama. Numero 19, Dall'Olio. Numero 29, Beltrami. Numero 30, Sortino. Numero 94, Ceccarini. Numero 10, il capitano Nico Casa. Agli ordini di Mister Serafini. Dirigeranno l'incontro i signori Fato e Guarini. Commissario di gara, il signor Fabiani. Buona partita a tutti. Buonasera a tutti. Ottava giornata di Serie A Gold tra Carpi e Merano. Partita un testa a coda con il Merano saldamente in zona playoff e il Carpi saldamente in zona playoff. Partita fondamentale per il Merano per rimanere ancorato a questa zona playoff, per riuscire ad arrivare nelle top 4 del campionato. Il Carpi invece è obbligato a fare una buona performance, perché se vuole avere delle speranze di poter uscire da questa zona playout è obbligato ad andare a vincere, a trovare dei punti contro delle squadre sicuramente molto molto competitive come il Merano, perché il Merano è una squadra che ha una rosa veramente molto profonda, ha praticamente almeno 14 titolari. Quindi diciamo che il mister Pratner del Merano non ha che l'imbarazzo della scelta per mettere su i giocatori. Radio Infermeria cosa dice? Dice che per il Carpi c'è Nocelli che è ancora infortunato a valle dello scontro di gioco avvenuto con il Bressanone, mentre lato Merano manca Martini, il pivot, che è ancora fuori per infortunio. Prima palla in mano al Carpi in casacca nera, che attacca da sinistra verso destra dei vostri teleschermi. Il Carpi con la sua classica casacca nera, che ha costretto il Merano, i Black Devils, a cambiare, quindi oggi in un inusuale casacca rossa. Gli arbitri completano il check delle reti, delle porte. Direi che hanno completato tutta la parte burocratica e quindi si è pronti per iniziare questa ottava gara di Serie A Gold, ottava di gara di ritorno, che vede il Siracusa impegnato contro il Sassari, il Campus Italia con il Fondi, Carpi Merano, Bressano Brixen, Romagna Fasano, Conversano Rubiera e infine Cassano Magnago Bolzano. Giornata sicuramente molto molto interessante su tutti i campi, ma noi restiamo collegati su questo campo. Attendiamo e fischio d'inizio con la prima palla, come detto, in mano ai padroni di casa.
soliti scambi di convenevoli. E si inizia con Sortino a sinistra, Nico Casa terzino sinistro, Coppola, Meiri, Ceccarini a destra e pivot Soria. Vediamo che il Merano con una 5+1, non la classica 6-0, molto profonda su Casa, sicuramente è uno degli atleti più pericolosi del roster. A disposizione di Miss Serafini, però il Calpi riesce a far girare molto bene palla che arriva a Ceccarini che fa gol. Vediamo intanto il Merano con Petricevic, forse l'uomo più importante della squadra del Merano, quello che generalmente fa pochissime rotazioni, il timer della squadra. Lorsen dall'alto dei suoi 2,15 metri appoggia una palla per Romei che con tanta grazia la va a appoggiare alle spalle di Aifrey. Una a uno. Squadra, ci sono degli spazi dietro a Pratner. Vediamo se Soria sceglierà di andare a giocare in quel buco oppure meno. Giro palla, intanto Coppola fa salire Sortino che molla una palla veramente molto bella per Soria, ma che riesce a prendere ma non inquadra la porta. Il Merano con una palla schiacciata. Bravo, su Romei, che riesce a trattenere ma non riesce a girarsi a valle della copertura di Soria. Il Merano che è reduce dalla vittoria contro Campus Italia, una vittoria forse più sofferta del previsto. Con il primo tempo Campus Italia che è riuscito a tenere molto bene il campo e a tenere sotto scacco la squadra del Merano, mentre nella ripresa con un parziale di 5-6-0 il Merano è riuscito a scappare via, a produrre un solco che è riuscito poi a mantenere per tutta la gara, mentre il Carpi reduce dalla trasferta di Sassari dove il Sassari direi che è riuscito a vincere senza eccessive difficoltà. Nel mentre, guarda, Meiri uno contro uno che fa salire Ceccarini, scarica per Casa, doppio incrocio, si alza Ceccarini, va a tirare su Larsen. Non so se è una scelta completamente azzeccata tirare sopra uno di 2,15 metri. Intanto vediamo, Pratner si prende la responsabilità e la mette dentro. Carpi spinge in seconda fase. Squadra da fare molta attenzione perché il Merano, squadra molto molto veloce, ancora palla per Ceccarini con tanto angolo che però non si apre, non fa aprire con le luori, che rimane sul primo palo e riesce a prendere con due mani. Ancora Larsen, scarica palla per Romei, buona copertura di Ceccarini che si fa perdonare il tiro precedente, che anche se un ampio angolo si è fatto ipnotizzare dal portiere, da con le ruole, il portiere anche della nazionale. Dai. Vediamo che sale Nunez, fa salire Laursen, uno contro uno, Petricevic e fa parata di Aifrey. Meiri, c'è spazio per Sortino, ma palla troppo nello spazio, quindi nulla di fatto. Il Merano si può distendere, Petricevic scarica l'asse, si alza e la deposita nell'angolo in basso alla destra del portiere del Carpi. 4 minuti e mezzo più 2 per il Merano. Dai. Mi sembra di vedere che la difesa del Carpi sia molto piatta e se non vengono effettuate delle uscite sul tiratore del Merano può essere molto complicata la giornata. Mi risulta difficile lì. Sì, andare a muro su uno di 2,15 metri è complesso, non saltando anche poi.
Intanto vediamo Coppola, va con l'uno contro uno. Non riesce a saltare l'uomo. Quindi 9 metri per la compagine in casacca nera. Tiro palla. Ah, recupera il pallone casa. Si prende il tiro. Un tiro Coppola sul primo palo. Che con le Luoli non si aspetta. È a corse le distanze il Carpi. Dai questa difesa. Dai uscire. Giro palla, sempre Petricevic in cabina di regia. Laursen, Petricevic, Pratner. Giro palla lungo, parte il gioco. Incrocio, palla di ritorno. Petricevic guarda Romei che c'è sempre un'ottima intesa tra Petricevic e Romei. Anche Romei pivot, anche lui nel giro della nazionale. Ammonito nel mentre Meiri a valle di aver tirato la maglia, nel mentre viene lasciato solo Petricevic di tirare, ma ci mette una pezza il portiere del Carpi. Meiri contro scalare per casa, arriva la palla all'ala, non c'è il posto per tirare, finta di saltare Coppola, ma la molla per Soria che non c'è nello spazio, e in contropiede Nunez non si fa pregare, la mette ancora alle spalle di Aifrey. Il Merano, squadra veramente molto molto veloce, e perdere i palloni in fase offensiva può essere veramente molto 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 dannoso per i Carpi. E mentre si alza Nico Casa, blocca due mani con le Ruoli, che la palla passa a Romei. E due minuti per Meiri per il fallo in contropiede su Romei, lanciato con un buon lancio da Colleluori. Runner sui 7 metri. Si attende il fischio. Finta, rimane in piedi il portiere del Carpi che può solo toccare la palla che finisce in fondo al sacco, più 3 dopo 7 minuti e mezzo. Carpi va in. Carpi con la porta sguarnita per giocare l'attacco in parità numerica. È subentrato Serafini al posto di Aifrey. Tapin con Soria. Casa uno contro uno, salta l'uomo ma non riesce a superare anche il raddoppio da parte del difensore del Merano. Serafini, rischio passi, giro casa, finta, bella finta, ma rimane 9 metri, gli arbitri non fischiano ma danno passivo per i Carpi. Coppola uno contro uno che impatta sul primo tiro, sul primo palo, dove era ben posizionato il portiere del Merano, Petricevic. Palla sempre a lui in queste rimesse veloci. Ora c'è tanto spazio. Prander, palla per Romei, ancora palla nel sacco. Dai ragazzi, Carpi! Primo solco. Siamo attaccati, dai! Primo solco da parte del Merano. Serafini è entrato al posto di Aifrey Samà. Palla per Nico Casa, fa la finta, si alza ma solo esterno della rete. Ma 9 metri per spinta ai danni di Nico Casa. Fallo commissionato ai danni di Petricevic. Ancora 9 metri per i Carpi, e scadono questi 2 minuti di inferiorità numerica. Vediamo il Carpi come proverà ad attaccare, o vediamo il
Merano 6-0, passivo, sotto passivo il Carpi, c'è Carini, si alza ma la molla, palla per Soria che la infila alle spalle del portiere di Colleruoli. Il Carpi dimostra di esserci, non vuole fare la parte dello sparring partner. Dai, rega, dai, come è successo all'andata, dove la squadra il Carpi, che è finita, se non ricordo male, 37-25, qualcosa del genere, con il Carpi assolutamente assente. Dai, sta difesa! Samuele Serafini, giro palla, Nico Casa si va a infilare in un pertugio che non porta nulla se non una palla al Merano. Parani, superiorità numerica, scalare, cosa è successo? Chi è Mosè sulle aperte le acque, quello lì? Con una finta ha mandato, vedete, ha spostato mezza difesa da una parte, mezza difesa dall'altra. Ma non ha spostato Aifrey, che è rimasto lì. O non ci ha capito niente o ha capito tutto. Nel mentre neanche Nico Casio è tornato in difesa. Fa Danelli, cabina di regia. Lausen sempre a sinistra, incrocio senza palla. Lausen, il Coppola torna all'incrocio, giro palla veloce. Fa salire Nunez, esce a vuoto. Nico Casa si alza, Romeri, ma no, guardate, c'è Carini che ha capito tutto. Forse era anche piede, ma dice di no l'arbitro. Dice di no. E Aifrey para, blocca la palla. E vediamo il Carpi con quale energia si distende in seconda fase. Samuele Serafini, si è visto proprio il Carpi che è andato convinto, deciso, con tanta grinta in questa seconda fase. Nel mentre vediamo che butta nella mischia anche quello, un giocatore che personalmente non metterei mai a sedere. Francesco, cosa ne pensi? D'accordissimo, un giocatore da tecnica sopraffina. Cioè, questa è anche la prova che il Merano ha un roster veramente ampio. Guarda nel mentre, che palla che è andato a Romei! E cosa ha fatto? Cosa ha fatto Aifrey? Cosa ha fatto? Forse però era stato leggerissimamente da solo Romei. Oppure molto bravo il passaggio. So. Fa Danelli uno contro uno con Coppola che rimane lì, galvanizzata la difesa del Carpi. Guarda Fa Danelli come si carica uno contro uno, palla per Lastri che si alza e rimane, pallone un po' centrale forse un po' centrale, ma veramente una bella parata di Aifrey. E il Carpi ora con casa sinistra con Serafini, cabina di regia. Serafini, cabina di regia, porta l'incrocio per Coppola. Nico Casa, uno contro uno, fa salire Sortino. Coppola scarica. C'è Carini, ma una palla. Cosa ha fatto Romei? Che pallone, che grinta. Fadanelli col quarto passo va a tirare, ma solo traversa per lui. Guardate Coppola sul ribaltamento, finta e tiro centrale. Aspetta l'uscita Visentin. Nel mentre guardiamo che è cambiato quasi tutto il roster del Merano. Prende astutissimo, astuto come una faina Coppola. Prende questo sfondo e il Carpi lemme va a distendersi in seconda fase. Giro palla Serafini con un bombolone a mezza altezza che scalda le mani con le ruoli, che può lanciare Visentini in seconda fase. Pessima scelta, anche mister Serafini non è assolutamente contento della scelta. Più 4 per il Carpi dopo 14 minuti e mezzo. Casa, cabina di regia. Coppola, palla, scarica ancora per Casa che
torna, giro, palla veloce, fa salire Ceccarini, ancora per casa, non perde la palla ma ritira sotto fallo forzato e via ancora Romei, seconda fase, che la molla con una girella decisamente sotto assedio la porta difesa da Ifrey, che onestamente sta facendo il suo, però stanno veramente veramente arrivando da tutte le parti. Occorre probabilmente per i Carpi una maggior precisione in fase offensiva, con tiri più convinti che non consentano al Merano di andare in seconda fase con una facilità del genere. Nel mentre di no, non è difesa in area ma sfondo, quindi ancora in seconda fase prende, no, Romei, chiedo scusa, la mette dentro. Blackout, blackout per i Carpi, blackout per i Carpi e time out. Arriva puntualissimo il time out di Mitz Serafini e andiamo in time out anche noi. Rieccoci, rieccoci in, in diretta con il Carpi pronto a battere queste, questo pallone. Nico Casa fa sentire la palla a Quelio, giro palla sulle posizioni del Carpi, abbastanza stantio. Coppola, Casa, Serafini che fa salire, Ceccarini che fa salire ancora, Ceccarini. Tante botte per Nico Casa, si ferma e si ricomincia. Uno contro uno con Romei, viene saltato, cosa vedo? Che brutto fallo, che brutto fallo. Chissà se anche rigore forse, nel mentre entra Tiziano per asciugare il parquet. E nel mentre vediamo che fa il suo ingresso in campo anche Beltrami per giocare questa superiorità numerica, questo doppio pivot, quindi superiorità numerica. Rientra, rientra con Nico Casa che si porta nella parte destra del, del campo. Serafine sinistra. Giro palla tra i due terzini. Qui attenzione, attenzione che Glisic potrebbe uscire per rubare palla. Invece è un'autostrada! Non serve nemmeno il telepass, che c'era tantissimo spazio per Casa per entrare, che scivola, attenzione. No, rientra, rientra, rientra. È andato, è uscito un attimo. Speriamo che non si sia infortunato, perché in questo momento Carpi ha solo due infortunati nel... tre infortunati, quindi vediamo. Fadanelli, cabina di regia, sale Nunez, uno contro uno Glisic, fa
Fa Dannelli, si allarga Quelio Glisis, sotto passivo. Sotto passivo. Palla Quelio, guardate cosa ha fatto! È andato a tirare completamente giù di mano. Completamente giù di mano. È di una pericolosità unica. Veramente, veramente bravo. Complimenti. E mentre guardiamo il Carpi sempre in doppio pivot. Serafini cost to cost per Ceccarini che si allarga e che palla che mette dentro. Complimenti. Che bel gol. Cosa succede? Ma va, giallo, giallo per la panchina, perché mister Serafini diceva che gli ha messo il piede sotto, sotto al tiro, che è una, è un fallo da espulsione questo, che non riesce, non riesce, infatti costretto al cambio. Sicuramente, sicuramente gli arbitri l'hanno messi meglio di noi, però gli ha dato anche la pacca sulla spalla. Però indubbiamente qualcosa ha colpito Ceccarini, non si sa cosa. Piede sotto. Hai un piede? Piede sotto. Non l'avevo visto. Dicono, dicono piede sotto. In tribuna dicono piede sotto nel mente, guardate! Fa Dannelli! Ma c'è ancora! Marco 2! Prende, prende il rimbalzo e ancora! Ancora i Frey! Ancora i Frey! Che mantiene i Carpi a galla. Entra, entra il giovane Carabulea. Ceccarini sempre seduto, costretto alle cure mediche. Diciamo che sembra un arbitraggio un po' all'inglese, si dice. Coppola, Nico Casa, palla per Coppola, ancora spinta in volo questa. Spinta in volo. Bravo! Che scorrettezza, che scorrettezza. La spinta in volo è brutto, perché c'è il rischio che l'atleta si faccia del male. Bravo Alex. E il direttore sanziona immediatamente con un 2 minuti. Coppola, Coppola andrà su questi 7 metri. Tutti i giri Coppola. Contro Colleruori. Si attende il fischio. Finta, si abbassa il pivot e va a due mani. Va a prendere a due mani. Ha capito tutto. Veramente una bella parata. Bravo, bravo, bravo. E mentre rientra Glisi, rientra Petricevic. Se non sbaglio, se non sbaglio, il Merano ha cambiato tutti i giocatori ad eccezione di Petricevic e di Nunez. Se dai fallo è dovuto, perché tu la regola è cambiata. Sei involontario, non fischi niente. Arbitro all'inglese che non commissiona il 2 minuti per il piede. Petricevic, uno contro uno, giro palla, c'è palla, c'è post per Glisi, c'è petrolio, petrolio per lui. No, era striker, era striker, chiedo scusa. È andato veramente alta la palla, eh? Ah, forte. Dai raga! Una serie di errori, una serie di errori del Merano consentono al Carpi di rimanere aggrappato alla partita, sempre doppio pivot. Si alza e tira, tira Serafini. E rimessa, rimessa laterale. Rimessa per il Carpi, sempre doppio pivot. Vediamo. Si alza e capisce tutto, ma non arriva. Carabulea sì invece, che la mette alle spalle di Colleruoli. Che senza nessuna fretta va il Merano a battere. Guardate intanto il Carpi con questa sua 5 più 1 su Fadanelli.
sempre quello, pericolosissimo, attenzione a far passare la palla dietro nella 5 più 1, rientra, fa Danelli, Beltrami fuori, fa Danelli 1 contro 1, lo tiene Coppola con il raddoppio anche di Soria, buona difesa del Carpi in questo momento. Fadanelli, c'è dello spazio ma non prende la porta, c'è spazio per la seconda fase, spinge Nico Casa, uno contro uno, scarica, c'è tanto posto e la mette dentro il Carpi. Col Coppola dimostra di essere ancora vivo. E cosa succede? Time out chiamato dal Merano. E andiamo in pausa anche noi. È da Sassari che io ho detto a Coppola. Toccano sempre. Deve fare il Marcantonio, sta bello. Ma vuole uno. L'ha fatto una volta, ricordo più. Rieccoci in diretta a valle di questo time out chiamato dal Merano. Mi hanno tolto Beltrami. Avevano subito 0-0, giusto? Cambia ancora parte della difesa con Serafini centro dietro. In questa 5 più 1 su Fadanelli. Stricker assist, guardate che chiusura che ha fatto Coppola, complimenti. Cosa succede? Bucato il pallone? No, solo bagnato. Guardate Nocelli con quale grazia, bravo Nocelli, guarda con quale grazia e quale cura, forse la specia anche. Si ricomincia, 9 metri. Fadanelli sempre, Coppola che non lo perde di vista. Fadanelli, attenzione, c'è tanto spazio, parlano, si è riappiattita la difesa del Carpi. Giro palla, si butta dentro ma leggerissimamente in ritardo Coppola, ma direi passi di Fadanelli sull'uno contro uno, torna 5-1. Petricevic scarica per l'ala. Guarda, ma quanto ha saltato Visentin per questo tiro, veramente, si è aperto veramente, veramente bene, ha trovato un angolo veramente, veramente importante, con questo gol che rimanda il Carpi a meno 4 e dà fiato alla squadra del Merano. Serafini, cabina di regia, incrocio senza palla per Coppola, fa salire, incrocio lungo Carabulea, direi giro palle basta per i Carpi. Guardate la maglia, quanto viene tirata la maglia. Ah, non rompe le cazzo, eh. E Nico Casa si alza, palla per Coppola e cosa succede? Niente 9 metri per il Carpi. C'ha due piedi in area Somaro. Il pubblico rumoreggia, non concorda con le decisioni del pubblico, dell'arbitro. Nico Casa, doppio appoggio, palla per Sortino, per Soria che viene spinto ancora in volo, ma la mette dentro. Tanta grinta da questo ragazzo, dietro Glisic, seconda fase, cambio, guardate che grinta di Casa. Dai ancora, puntualissimi direttori di gara sulla posizione di battuta.
Glisic a sinistra, sempre Petricevic, cabina di regia, il faro del Merano. Guarda come fa salire, giro palla, Prander e la palla per Stricker, che la mette dentro, che dimostra di essere capace anche in attacco e non solo come terzo in difesa. E nel mentre vediamo che adesso era gol, viene fischio, era la show. Viene fischiato il 2 minuti ai danni di Stricker con Soria che stava per tirare. Comunque punito il giocatore in casacca rossa per una spinta al pivot. E ora vediamo come il Carpi affronterà questa superiorità numerica. Sembra che mandi Coppola, doppio pivot. Chissà come mai, se vale di un infortunio o qualcosa. No, il mister Serafini non sta utilizzando Beltrami. Giro palla, si apre Serafini. Saltato dai 12 metri e la scarica con una forza veramente, veramente importante. Il Carpi resta agganciato, meno 3. Pallone importantissimo questo, a 5 dal termine del primo frazione di gioco. Porta sguarnita del Merano, porta sguarnita. Fadanelli al centro. Attimo di riposo per Petricevic. Sale Nunez, sotto passivo. Terzo passaggio e va al tiro, ma niente. Dopo tre passaggi, quindi se non sbaglio c'è l'ultimo passaggio. L'arbitro dice 2, quindi 3, 4, palla ne trova, ha trovato Soria che ha eretto un muro. Ultimo passaggio. Passaggio e tiro, Fadanelli dove l'ha messa, che sottomano, che eleganza di tiro. Che è l'unico dettaglio, forse col braccio basso più alto di così era complicato tirare. Ma veramente bravo, veramente un bel tiro. Sempre superiorità numerica il Carpi, allarga Sortino. Attenzione che prova a rubare Visentin. No, c'è spazio! E sfondo per casa. Che travolge Visentin. Ricordiamo che perché sia sfondo occorre che il difensore sia completamente fermo, che abbia occupato lo spazio prima dell'attaccante. Palla per Romeo, ma capisce tutto Serafini. Intercetta, seconda fase, Carabulea si imbalza sul pallone e può tirare solamente in modo sporco. Più 4 Merano, sempre 2 e mezzo al termine. Fadanelli, sempre in 5-1 il Carpi. Molto, molto profonda difesa del Carpi. Salta Coppola e viene bucato. Viene sporcato il tiro e angolo per il Merano. Serafini, premio fair play che l'ha chiamato. Premio Marco Alpi, ricordano, che salutiamo. Guarda che bel gol che ha fatto Romei, aprendosi verso destra, destro di mano, riuscito comunque a chiuderla molto bene. E due minuti ai danni di Glisi, se non vedo male. Viene 2 più 2, 2 anche a Quelio per proteste. Ora il Carpi si trova in doppia superiorità numerica. Vediamo come attaccherà
come attaccherà qui il Carpi questa situazione. Se si prenderà il Carpi un tiro pulito o se riuscirà il Carpi ad andare a tirare sul più alto, quindi per Trigilic in questo momento. Serafini, giro palla, c'è tanto spazio per Sortino che tira da terzino e colpisce l'interno del palo. Vanificato questa doppia superiorità numerica del Carpi. Ora Almerano che va in attacco lentissimamente. Il Carpi va a uomo, Petricevic, due minuti per Coppola perché ha tenuto da dietro. Petricevic, ingenuità, grandissima ingenuità da parte di Coppola. Ingenuità da parte di Coppola, grande ingenuità. Ora l'attacco è in parità a valle del cambio del portiere. Belmerano, Fadanelli. Fadanelli, cabina di regia, prende a destra. Petricevic, che blocco irregolare che ha fatto. Si è trascinato dietro Soria. Giro palla. Carabulea, c'è spazio. Entra Serafini con un pallonetto veramente molto 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 morbido. 40 al termine di questa prima frazione di gioco. Dai, facciamo un altro. Rientra Prander al posto di Colleruoli. Pivot Romei aperto da una parte per consentire l'uno contro uno. Hanno isolato, cercano di isolare i giocatori del Carpi per andare sull'uno contro uno. Ma guardate, Casa capisce tutto. Petricevic non ha fretta. Il Merano vuole l'ultimo tiro. Palla per Romei, se lo prende. Porta vuota. E gol. Gol sulla sirena. Il Carpi con la palla in mano ha pensato di andare a tirare sui 6 metri. Metti che uno si sbagli perché è troppo lontano. Comunque, dopo i primi 30 minuti di gioco, Carpi 13, Merano 16. Andiamo in pausa.
Rieccoci qua in diretta per la ottava giornata di ritorno Serie A Gold tra Carpi e Merano, con i padroni di casa costretti a rincorrere sotto di tre a valle del, dopo il primo tempo. Si attende che le due squadre arrivino entrambe al campo e che arrivi in campo anche il secondo direttore di gara, momentaneamente assente. Pausa. Nel mentre salutiamo Gollini che passa sulla nostra postazione. Direi che i preparativi possono considerarsi ultimati. E forse possiamo iniziare, o forse no. Cenno tra gli arbitri, si inizia. Forse. Va. Romei, si inizia il Nunez. A destra, sempre Petricevic, tornato in campo Laursen. Quelio, terzino destro. Giro palla, intanto vediamo, intanto che è entrato anche Beltrami questo secondo tempo. E Romei, altro gol per lui. Prova subito a scappare via il Merano. Vediamo il Carpi, si distende con estrema calma. Meiri, cabina di regia. Carabulea a destra e Coppola terzino destro. Meiri fa uscire Beltrami. Tapine, Nico Casa, uno contro uno, tiro e gol subito. Guardate, Visentin, hanno spaccato. Visentin era già all'ala. L'arbitro allarga le mani e dice: cosa ci fai là? Ma continuiamo. Era già l'ala Vicentini, intanto Lorsen, Quelio uno contro uno, sfondo, saggiamente, Nico Casa ha fatto tesoro del primo tempo, del metro di giudizio dei direttori, e quindi va a prendersi lo sfondo, nel mentre che parata fa con le Luori. Petrice sempre, 5-1 il Carpi, 5-1. Coppola va in chiusura, torna Romei, tanto spazio per lui, non servito però, provano il passaggio da dietro, si fa largo il Carpi, uomo in più, superiorità numerica, ma il Merano eri lì, eri, lo sei visto? Quelio, seconda falla, il contropiede e trafizze, diciamo che riesce a vedere l'arbitro anche dalla distanza. Bravo, buone dietrie. Ha fatto un passo avanti, non può essere sfondo. Nel mentre Meiri, sempre in cabina di regia, questo Carpi che deve recuperare quattro lunghezze. Coppola, Meiri a pivot, Sortino si impera, viene spinto. Spazio e rigore per spinta in volo, sanzionato, ancora 2 minuti, forse 2+2, forse. Bravo! 2+2, che l'Anne ricorda fare 4. Bravo Ale! Ale! Pesantissimo questa esclusione. Giri Coppola, va Nico Casa sui 7 metri, sempre contro Colleruori. Silenzio il Vallauri. Nico Casa riesce e torna dentro. Di giustezza a tutto braccio, che piega la mano il portiere, che comunque c'era arrivato.
era arrivato a toccare anche questa palla, veramente complimenti, complimenti all'estremo difensore del Merano. Andiamo! E intanto Coppola sempre a fare il centro avanti. Dai! Portiere, senza portiere il Merano. Ma guardate, porta sguarnita! Prova, che bombolone che ha tirato ai frei! Non è arrivato dentro i 9 metri e quindi ha recuperato la palla il Merano. Dai che sei ancora lì, dai vai a giocare, dai! Forse conveniva fare il passaggio e tiro per arrivare. Forse sì. Del vetro sempre. Serie di incroci per far passare il tempo. Sicuramente l'arbitro se ne accorge e alza subito, puntuale la mano. Va a cambiare passi, porta sguarnita, ma il Carpi non ha assolutamente fretta, dice, non, prima a fare le cose in fretta non ci ho capito niente. Quindi andiamo con calma. Dai adesso! Sempre Carpi in superiorità numerica a fronte dei 4 minuti. Cosa è successo? Si è bella persa Nunez, seconda fa in contropiede, fa gol. Piede. Ha fatto una schifezza Nico. Insomma sì, è doppio. Dai ragazzi, non lo so cosa ha chiamato. Giro palla Nico Casa, tanto spazio per lui, ma la scarica per Calabulea che ha tanto angolo e va a buttare alle spalle di Colleruoli, che senza fretta il Merano va in attacco. Dai, Pietra, Prater a destra. Dai crederci cazzo, dai! Sempre Coppola con a fare il centro avanti su Larsen. Guardate che palla! Mamma mia, che bel gol! Complimenti veramente! Un passaggio, un timing veramente stupefacente, veramente complimenti! Non è da meno però! Il gol del Carpi che rimane aggrappato alla gara. Dai Carpi! Grande Nico! Dai rega adesso! Rimane aggrappato. Non farlo muovere, Larsen, sempre Larsen, cabina di regia. Prander, uno contro uno! C'è lo spazio, scarica! Scivola, ma torna Vicentin sempre, che buca, taglia le mani dai frei, il Carpi spinge, seconda fase, Nico Casa, c'è Beltrami da solo, scarica la palla da dietro, ma solo, parte superiore la traversa per lui. Dai Beltra! Azione sprecata da parte del Carpi. Dai che era buona, dai Beltra! Però il Carpi ha costruito un buon tiro in questa occasione. Dai rega, Fadanelli, cabina di regia, Fadanelli al centro, uno contro lo Prander, cosa ha fatto? Ha fatto saltare due giocatori e ha scaricato, ha fatto arrivare la palla a Vicentin. Complimenti, veramente un'azione molto ben costruita con un cambio di ritmo importante, veramente importante. Più 5, il Merano prova a fare il solco, pallone fondamentale questo per il Carpi per rimanere aggrappato alla partita. Intanto palla, pessimo pallone passato da Casa per Beltrami, c'è spazio per Romei, ma si prende il tiro Coelho. Si prende un tiro pesantissimo. Dai, mentre vediamo che Ceccarini a valle del
del fallo subito nel primo tempo, non ha più messo piede in campo. Speriamo nulla di grave per il ragazzo. Coppola fa salire finta per Beltrami, palla Meiri, c'è spazio per Carabulea che si fa subito ipnotizzare. Prander spinge l'uno contro uno, c'è spazio, Laursen esce Coppola a chiudere l'azione dei rossi. Bravo Alex, dai difesa ancora, rientra Fadanelli. Mister Serafini incita i suoi, tagli di Romei, ma chi lo guarda ha tagliato veramente indisturbato. Dai ragazzi, dai! Nessuno che ha ostacolato il taglio, è riuscito a attraversare tutti i 6 metri senza che nessuno lo abbia toccato. Coppola fa salire Carabulea, Casa si prende la responsabilità ma viene tirato giù prima che possa mollare il pallone. Sempre Casa, testone come pochi, va ancora nell'uno contro uno, ma la difesa è completamente schierata, è veramente complicato riuscire a passare il difensore con un passaggio e via. Dai Nico, calmati e usa la testa. Vengono dati consigli dal pubblico a casa. Beltrami palla a questi 9 metri. Mezzo sicuramente Beltrami, mezzo Stricker e Laursen, due clienti scomodi. Bravo. Prende la palla ma non riesce a girarsi Beltrami. Non è riuscito a girarsi. Nico Casa passa l'uno contro uno. Ma viene cinturato. Ma non viene sanzionato la difesa da parte del Merano. La difesa del Merano da parte dei direttori di gioco. Dai. Lo batti sempre a tua sinistra. Nico Casa, 3 passi, scarico per Sortino che si apre, tanto spazio per lui e con le ruoli padice a Prander che si era palesemente addormentato in difesa. Richiede una maggiore attenzione in fase difensiva. Dai rega, dai crederci. Sempre guadagna spazio Meiri su Laursen. Vai in doppio più Fadanelli, fa la veloce. Ma guardate quanto è veloce Sortino. Merito anche forse, ma non solo, delle scarpette rosse nuove. Torna in posizione, ma c'è tanto spazio. E Fadanelli la butta dentro con un gesto atletico veramente importante, tiraccio di Nico Casa. E il Merano può rifare il break. Dai rega. Momenti che il Merano attacca sempre Prander uno contro uno contro Beltrami. Questo è sfondo. E sfondo subito da e due minuti committati ai danni di Prander. Onesto, non ho visto per cosa, se per reazioni o perché parlava. Dal pubblico hanno detto solo tu non l'hai visto che stava parlando. No, non l'ho visto. L'arbitro ha fatto il successo.
sicuramente un arbitro non avaro dei due minuti. Andiamo qua! Non sono suoi, li usa. Come gli va? Ora il pubblico incita il suo portiere e Serafini prova a dare la palla a Sortino, che però viene chiuso molto intelligentemente da quello, quindi scordinato ha dovuto tirare. Capisce tutto quello Alessandro. Un pallone che potrebbe essere pesantissimo nel mentre vediamo Nunez a destra. E quanto gira lento per la palla al Merano in questo momento per far trascorrere il tempo. Tanta esperienza per loro, tanta esperienza, ma l'arbitro alza la mano. Palla per Fadanelli, che ha messo a sedere mezza difesa del Carpi. Complimenti, Coppola. Che bravo che è Fadanelli, veramente i complimenti a questo ragazzo. E vedete che Coppola dimostra di non essere da meno. Fadanelli che ricordiamo essere cresciuto in quei di Pressano ed essere approdato in questa stagione a Merano. Il Merano avanti di 6 lunghezze, però il Carpi è lì. Tanti errori da parte del Carpi, che il Merano si sta dimostrando estremamente più cinico del Carpi, che riesce a massimizzare ogni distrazione della compagine in casacca nera. Vediamo che nelle file del Carpi intanto è cambiato il portiere, è entrato Aifrey Selmi al posto di Aifrey Sama. La palla, no? Batte Beltrami, Coppola per Serafini, vediamo che intanto che palla che ha perso Meiri, maniglia per lui. E il Merano con grande tranquillità ora il tempo è dalla parte del Merano non ha fretta di attaccare. C'è sicuramente una vita ancora. Giro pari in coscienza palla, Larsen centrale, Fadanelli, guardate quanto aperto, ma qui gol di Nunez, però il movimento che ha fatto Quellio ha portato via mezza difesa si è portato via con solo un movimento. E mister Serafini vai time out, chiede una pausa per i suoi, per riordinare le idee, perché il Carpi sembra veramente che stia sprofondando in una buca. Andiamo in pausa anche noi.
Eccoci in diretta con Meiri, messo in cabina di regia, ma ci rifermiamo ancora un secondo. No, si riparte, ufficiale. Ha fischiato. Meiri, Beltrami, Serafini, guardate intanto, guardate Ceccarini che finta che ha fatto. E rigore questo per difesa drammaticamente in area. Ceccarini dice... Eri sui 4 metri. Cosa dobbiamo fare? Guardate Meiri fa. Ci penso io, dammi quella palla. Me la sento. Ce l'ho. E la mette dentro. Dai. Prander a destra, Coelho ala, Fadanelli, centrale, giro palla, Prander si alza, la scarica, Lausen, Prander che movimento che fa Prander, Coelho viene su, c'è Beltrami e sfondamento. Coppola come spinge ora, l'uno contro uno e se la prende, si è visto proprio come ha caricato, ma guardate il Merano torna a spingere per dimostrare di essere, e pallone fuori, rimessa, Meiri spinge e Meiri dice calma tutti, abbiamo corso abbastanza. Cosa succede? Il direttore chiama, probabilmente un giallo alla panchina. È un giallo, probabilmente per aver proteste. Parlato, per proteste. Vai sceriffo! Check, tutto a posto, ecco il tavolo. Dai, regà. Pallone questo. Che è fondamentale, pallone fondamentale questo per il Carpi, per riaprire. Serafini fa salire Ceccarini, tre passi si apre, quadro svedese per lui, ma viene spinto. Dai rega! Che però se l'ha spinto direi che era in volo perché stava saltando. Ha spinto più del volo. Ok. È stato accompagnato Ceccarini alla porta. Grazie mille. Bel gesto, ma riprovaci, gli hanno detto. Sotto passivo, Serafini dai 12 metri. Sui ragazzi, più alti del Merano. Il Vallauri indivisibilio. Come fa? E Romeri si gira però e la mette dentro. Romeri da solo mette in silenzio tutto il Vallauri. Nel mentre... vediamo che Mister Prander butta Petricevic nella mischia. Petricevic che ha sulle spalle già 4 minuti di squalifica, 2+2. Quindi vuol dire che il Merano la partita non la ritiene assolutamente chiusa e ha bisogno di tutti i suoi top player. Chissà se il Carpi andrà a puntare Petricevic uno contro uno per fargli... E qua succede? Niente questo, non fischia niente. E il Merano si riporta più 7. Ma come fai a non fischiare? Tutto il pubblico del Vallauri rumoreggia. Non concorda sulla decisione del direttore. Nel mentre fa uscire Beltrami, palla Meiri, porta l'incrocio per Coppola che torna indietro e 9 metri. Ma questi 9 metri, ma sei un genio cazzo, sei un genio. Meiri fa uscire, vai doppio pivot Meiri e Coppola, bombolone, passaggio per lui pienissimo e il Merano, l'MLM 10 dal termine,
va in attacco più 7. Pallone questo che potrebbe costare carissimo, carissimo al Carpi. Vai io! Veglia! Giro palla con sempre Fadanelli, Fadanelli al centro. 6 di incroci, Prander lega, si porta via il difensore. Sotto mano, no, tiro in doppio appoggio. Il Carpi è superiorità numerica, no, recuperato Prander. Tempo che il Carpi arriva in attacco, il Merano è già tutto bello, che schierato. Va bene, siamo! Fadanelli che porta sulla palla con estrema, estrema lentezza. Giro palla, Prander sempre, senza fretta il Merano, senza assoluta fretta. Guardate che bei passaggi, che bella realizzazione. Prander è andato a tirare tra il 3 e il 4 con nessuno addosso, e anche si sono sentiti la difesa del Carpi, tutti pistoleri con le mani ai fianchi, nessuno che aveva le mani in alto. E storicamente Prander è uno che non si fa pregare per tirare, se poi hai le mani anche in mano, se hai le mani in tasca, veramente complicato. Dai, mangiatelo Beltra! Dai Beltra! Dai! Beltra! Il pubblico sostiene Beltrami e Beltrami fa un girellone! Ringrazia e va col girellone con la dedica anche! Che tenero che è! Intanto il Merano che è convinto di aver portato a casa il risultato ormai, perché 8 minuti al termine più 8, quindi una buona sicurezza, butta nella mischia anche gli ultimi giocatori della fattispecie. Gerstrasser, centrale cresciuto nel settore giovanile del Merano e nel giro della nazionale under 19. Quindi comunque non butta nella mischia l'ultimo arrivato. Coppola, guardate che finta! Ha mandato a spasso mezza difesa. Ah, Nico Casa non tiene il pallone, quindi sotto passivo. Serafini, tiro sul passaggio. E Quello la butta dentro alle spalle di Aifressa, ma partita complicata. Partita complicatissima per i Carpi. Ora servirebbe veramente il miglior Carpi. E forse anche qualcosa in più. Un giocatore due in più. Intanto Nico Casa, Serafini che fa un cost to cost per Ceccarini che non capisce, non se l'aspettava, forse era anche un filo basso. Bravo Eva. Alex Bravo. Coppola si butta dentro come un guerriero. Così Alex! Intanto cambio portiere per il Merano, che entra Fasanelli, classe 98, portiere cresciuto in quel di Noci, e dopo un'esperienza a Trieste fa un giro quest'anno a Merano. Nico Casa dice ci penso io, ma Fasanelli alza il piede altissimo, veramente altissimo, una parata veramente veramente pregevole. Time out. Stop per noi. E andiamo in pit stop per noi.
tutto tuo. E si ricomincia con il Merano in estremo relax, ormai andrà verso la metà campo difesa dal Carpi. C'è col tavolo da parte dei direttori e si comincia. Gerstasser, Samuel. Giro palla, cabina di regia, giro palla, vediamo cosa chiama. No, pallone un po' indietro per Petricevic, fa chiamare, posiziona il pivot. Petricevic. E va referto. Un topino. Raffiner, se non vedo male. Se non ho visto male, Raffiner. Sì. Confermo. Grazie. Il Merano che va con una difesa molto molto aggressiva per provare probabilmente delle situazioni per le prossime partite, che Merano andrà in quel di Siracusa. Comunque sempre bello, sempre corretto sperimentare nuove difese, nuove opportunità quando si può. Nemmeno guardate che brutto pallone che viene dato, e il Merano va in seconda fase con un po' di superiorità. Quello non tiene sulla palla. Coppola, si è aperta la difesa del Merano. Incomprensione tra il terzo e il quarto, e Coppola va dentro. 4 al termine, più 9 per il Merano. Giro palla del Merano. Si alza Glidic, anche lui va a tirare sul più alto. Scelta opinabile. Nel mentre Soria si fa parare questo contropiede dall'ottimo Fasanelli, che dimostra di... dice, ah, io non gioco, ok, c'è una mano in portiere della nazionale, però cioè, se vengo messo su, il mio lo faccio. Guardate Glisi, giro palla, come gira, giro palla, tanto anche dall'Olio, che va in raddoppio su Pradner. È sfortunato Aifrey, che la tocca e va dentro. Vai Samà, va bene Samà. Giro palla con sempre Serafini lì in mezzo. Nico Casa. Cost to cost, e trova Serafini, che si è girato dalla parte sbagliata, però trova Fasanelli. Vai Samu! Due e mezzo al termine, più 10 per il Merano. Giro palla, fa la piroetta spaziale provata da Prander, che non va, Soria rimane lì. Incrocio senza palla Glesic, uno contro uno, non va, scarica Prander, riprova l'uno contro uno, e sanzionato per aver tirato la casacca Daniele Soria. Quindi il Carpi affronterà questi ultimi due minuti in inferiorità numerica. Giro palla per il Merano. A me, ma sei la posizione. Si sa. Quelio, Runner, Glisic. È ancora un gol. Guardalo. Dai ragazzi, dai un gol.
Il Merano, fai il Merano qua nel finale con il succo più profondo. Serafini scarica palla per Coppola, il rischio del doppio, ma no, la passa si va a buttare in mezzo. Proprio per i 9 metri. E ha fatto il gioco il Carpi, ha provato il giochino che è venuto. Stricker va per... Giro palla, siamo entrati nell'ultimo minuto. E va di volo, ma vola. Ha volato Coppola, ha volato sicuramente pregevole. Qua provano le girelle. Diciamo che questo non è un momento bellissimo, perché è corretto applicarsi fino alla fine e non sbeffeggiare gli avversari. Bravo, il resto dell'idea, se puoi dargli le 20, gliene dai 20, ma prendere in giro non è bello. No, prendere in giro non se lo merita nessuno. Non se lo merita veramente nessuno. Dalle giovanili alle categorie senior, sbeffeggiare non è assolutamente un bel gesto. Si dà sempre, si gioca sempre fino all'ultimo secondo, fino in fondo. Quello è segno di rispetto e di grandezza. Ma torniamo a noi. Complimenti, complimenti al Merano per aver vinto 37-29. Contro il Carpi ed essere rimasti attaccati al treno dei playoff. Ricordiamo che la prossima giornata il Carpi andrà in quel di Fondi il 18 marzo, mentre il Merano andrà in Sicilia a trovare Siracusa. Noi ci sentiremo invece mercoledì 22 marzo, mercoledì come la Champions, quindi mercoledì di Coppa, per il derby. Il derby contro Rubiera, al quale vi aspettiamo numerosi al Vallauri. Buona serata a tutti.